Il vostro comune ha una percentuale di anziani molto alta, ha messo in atto delle misure specifiche a sostegno di questa fascia della popolazione. Quali sono? Certamente il problema maggiore oggi è per chi è costretto a stare in casa senza avere risposte certe. Quindi il problema è tranquillizzare le persone perché da una parte occorre indurle a rimanere in casa e quindi a preoccuparsi dell'importanza di osservare quelle che sono le misure di sicurezza, dall'altra parte però c'è il bisogno, la necessità di dare anche qualche riferimento, anche se non è facile perché di riferimenti, soprattutto sotto il profilo medico, ce ne sono pochi. Questa emergenza sta paralizzando l'economia, la stagione balneare che sia prossima è completamente perduta oppure c'è qualche speranza di salvare qualche cosa? Ma la speranza sta nella nostra attuale, nella responsabilità che noi metteremo in campo oggi. Se abbiamo la capacità di adottare tutte quelle misure che ci sono richieste per evitare il contagio, in questo modo ridurremo i tempi. Se avremo la capacità di ridurre i tempi, la nostra economia potrà ripartire al più presto. Proprio da questo punto di vista, una comunità lericina che sta vivendo questo momento con coraggio e rafforzando ancora di più il senso di comunità. Ma sì, è vero, cioè è un comportamento esemplare. Io come sindaco non potevo sperare di meglio, devo fare i complimenti ai miei concittadini, stanno tenendo in piedi una situazione che non è facile, stanno rimanendo in casa, soprattutto non è facile acquisire la consapevolezza che certi comportamenti sono necessari, perché è facile sottovalutare, è facile non comprendere la gravità della cosa se magari non si vive nelle province di Bergamo, di Brescia o di Milano o in una provincia lombarda. Noi per il momento diciamo abbiamo situazioni meno pesanti sotto il profilo medico, anche perché la regione sta lavorando bene e soprattutto i cittadini stanno dando una risposta, per quel che riguarda il mio comune, grandiosa.